Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Lucio, un canale, una garanzia di qualità. Oggi voglio portare, diciamo, una notizia che naturalmente non mi rende gioioso, ma mi rende triste, perché diciamo, parliamo della scomparsa di due persone, logicamente, che hanno quindi dedicato la loro vita a scrivere canzoni, scrivere musica. E sposarla anche come vita, insomma, quella del musicista, dell'artista, del compositore, e poi creandoci anche in qualche modo negli anni anche un certo personaggio, un certo essere, insomma, come persona, ok? Tanto che se fai l'artista vuoi in qualche modo dire la tua. Okay, manifestare quello che è il tuo modo di pensare e lo fai attraverso una canzone. Logicamente si parte dall'idea che comunque vuoi comunicare qualcosa all'altro, perché non hai scelto di fare l'operaio di montaggio e che quindi volevi montare i cassonetti. Quindi voglio dire lì, boh, è a fine se stesso quello che fai, non cerchi comunque sia di dire come sono bravo a montare i cassonetti all'altro, cioè. Fai il lavoro di routine tuo, speri di saperlo fare, se lo sai far bene buono, se non lo sai far bene pazienza, se non lo fa quello magari spera che comunque sia il suo messaggio arrivi a più gente possibile. In questi due artisti naturalmente i messaggi delle loro canzoni sono arrivati a una moltitudine di persone e quindi si è poi creato nel loro mondo, finendo dove ho cominciato il discorso, ad essere dei personaggi logicamente. Vi voglio portare quindi alla cronaca, insomma, il Enzo Jannacci, cantatore bolognese di origini meridionali da parte di famiglia, e Franco Califano di Roma, logicamente. Due persone, due artisti che ammiro entrambi come persone, uno per un motivo, uno per un altro. Enzo Jannacci, diciamo, l'ammiro perché logicamente da persona laureata in medicina, ma più volte comunque sia non capace, quindi non possibilitato di esercitare il fare il chirurgo per problemi di alcolismo, logicamente, e comunque sia non era nemmeno poi il mestiere che lui amava più di tanto fare, insomma, quello del medico. E nella fattispecie era anche specializzato in chirurgia. E se c'hai alcolismo, c'è la mano che ti trema, non lo puoi nemmeno più di tanto fare. Ma questa è una voce che circola, insomma, almeno in certi ambienti, negli anni 60, anni 70, insomma. Però lui sicuramente ha sempre ambito di più il ruolo comunicativo, che è quello del descrivere canzoni, musica e cantare. E la sua scelta è stata una scelta di cantare in parte in dialetto e in parte solo con l'accento milanese, ma cantare canzoni che comunque sia parlassero di vite di emarginati, quindi dello sfigato, del morto di fame, del barbone, del disagiato, dell'operaio che non risolve mai i suoi problemi di vita perché rimane sempre, comunque sia, come ho già detto, morto di fame, in effetti. E magari rispecchiare poi invece nel ricco, nel benestante che invece, capito, se ne ride e se ne gode. Del contadino, del povero, del morto di fame o del poro credente, insomma. Quindi queste sono le sue canzoni, La Balila, El Putava Scapra Tenis, e Andava a Rogoredo, Il Soldato Nencini sul militare, I 6 minuti all'alba, poi tante canzoni, le conosco tutte perché le ascoltavo fin da piccolo, cioè avevo i dischi in vinile di Enzo Jannacci, mi è sempre piaciuto. Però è più un cantastorie, allegro, carino, scanzonato. E ce ne sono anche altri, insomma. C'è anche Ivan Della Mea, che però in molti testi si è politicizzato. Lui, più che essere politicizzato, Enzo Jannacci mandava dei messaggi di quello che si trova a vivere un emarginato, una persona che ha difficoltà nel vivere, insomma, ecco. In maniera allegra, facendo dell'ironia e del sarcasmo. Questo era Enzo Jannacci. E lo saluto io, diciamo, dato che non avrò la possibilità del funerale, con uno suo ritornello di una sua canzone, andate a cercare qual è. E
E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al sagrestano. Non bisogna essere tristi se noi piangiamo. Questa è la canzone, che poi oggi va anche di moda perché il nostro Papa Bentivoglio ha lanciato a tutti di non perdere il sorriso. In questo è, già c'era 30 anni fa che lo diceva Enzo Iannacci, insomma, ecco, è sempre allegri bisogna stare, insomma. Guarda caso, nessuno ha trovato niente di nuovo, ma la televisione ci ha lanciato che Bentivoglio, come si chiama, il Papa Francesco lì, e cosa ha detto? Mandava su tutte le testate questa cosa, il Papa ha detto non perdere il sorriso. La Tosca, frase mitica, saggezza che, mamma mia, ha trovato cioè una cosa nuova, insomma, ecco. Poi legata anche alla speranza, ok? Io veramente, quando trovo questo, veramente mi martello, non vi dico dove, non vi dico come e non vi dico quando, ma ve lo chiederete nel prossimo video. E vi voglio dire, l'altro è Franco Califano, invece una persona più semplice, in cui ha scritto canzoni, lui si è buttato, diciamo, nel mondo della musica, su un mercato diverso, sulla musica leggera, ok? La classica musica, italiana. Che è un po' stata il brand forte che storicamente si è creato Sanremo, che poi dopo adesso si è mai avuto una metamorfosi a livello di palcoscenico musicale, ok? Che è più un evento, e quindi chi fa l'evento è creare sempre più diversità di cantautori. Quindi troveremo il matto, il fricchettone, il sovversivo, l'innamorato, il romantico, il problematico e poi. Una volta invece c'era un po' più questo gareggiare fra un Toto Cutugno che ci fa l'italiano e un altro che ci faceva magari come balli, come porti i capelli bella bionda, insomma, ecco, si filosofeggiava di come amoreggiare con la musica, con le parole, magari in maniera triste, in maniera allegra, in maniera ironica, si scherzava, si parlava un po' dell'Italia per essere anche sul sociale magari, ma sempre un po' col filo comunicativo di quello che potrebbe essere la lettura di un libro cuore, insomma, ecco, vedere le diversità e cercare qualcosa che ti accomuna, insomma, per renderci tutti uguali. Questa era la musica italiana, che diceva tutto in maniera diversa, ma che alla fine era tutto un contenitore. E chi faceva un pochettino, ecco, come Alba Chiara di Vasco Rossi, arrivava sempre ultimo, insomma, ecco. L'originale, il diverso, magari è stato anche preso, ma veniva anche buttato al mittente. E dopo tanti anni comunque Vasco Rossi ha fatto successo, non è che non ha fatto successo in quell'anno e l'anno dopo è diventato miliardario con la musica, cioè si è poi creato un suo brand attraverso altri palchi e altre possibilità, dato che ce l'ha avuto. E io voglio salutare, comunque Califano ha fatto quella musica lì, ha sposato quel tipo di musica perché amava la musica questa qui leggera, come si chiama la musica leggera italiana, e la sposava con tutto se stesso. Ma mi piace come vita perché era un po' un viver, piaceva la vita notturna, fatta di notte brave, e quindi più il personaggio sposo che il tipo di musica che fa, però, ed è sempre apprezzabile, logicamente. E lui lo saluto con una canzone che a me mi rimane molto nel cuore, anche se in questo caso è la canzone soprattutto che tutti ce l'hanno in mente quando pensano a Califano. Tutto il resto è noia. Noia, 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 non ho detto gioia, ma noia, noia, noia. Ciao Enzo, ciao Franco, vi saluto. Addio.